Entro nella piazza d'armi del Colle di Barda, il reggimento Fanteria d'Ordinanza Piemonte. Vestono delle uniformi piemontesi, potete riconoscere anche dal piombo che portano sul tricorno, del colore blu Savoia, il colore che ha dato ancora il colore appunto alla nostra maglia nazionale. Insieme a loro ci sono anche il reggimento piemontese La Marina e il reggimento piemontese di Fanteria Savoia. Segue la fanteria leggera dell'esercito austriaco, gli Jäger, il loro abito grigio scuro, e in coda la fanteria di linea sempre dell'esercito austriaco, con le loro bandiere di colore giallo e le armi di bicipiti, e invece la uniforme bianca. Rappresentano in questo caso il reggimento IR-14. Sono insieme anche al reggimento numero 44 Belgioioso, che arriva dal Trentino Alto Adige, e a seguire un gruppo che arriva dall'estero, la Colloredo Division, che arriva dalla Repubblica Ceca. Vestono degli uniformi anche loro da fanteria austriaca. Il colore della divisa, vedete, il rosa, il rosso e il nero, cambia a seconda del reggimento. Gli uniformi marroni che stanno invece entrando adesso sono dell'artiglieria austriaca. I loro pezzi di artiglieria sono qui in movimento, ma lo potete vedere nelle parti basse della fortezza, che ci farà la battaglia di oggi pomeriggio. In conclusione delle gruppi piemontesi, ci sono una serie di civili armati che già all'epoca seguivano le truppe e gli davano supporto nelle operazioni militari. Dall'urlo. Si preparano adesso invece l'ingresso le truppe francesi e alleate. In testa di colonna, adesso il suo ingresso nella piazza di Bard, la guardia del console. Arrivano dal Belgio e dalla Francia, sono di due associazioni differenti. Le grenadiere a piedi della Garde Consulte, il nostro stazione Jean-Claude Monnier. Giusto dopo comincia il suo ingresso alla fanteria di linea. Abbiamo una mezza brigata in medica. Contrattacco alla baionetta. Le forze austriache al centro sono riuscite a respingere i francesi, ma minacciate dalla cavalleria si isolano all'interno delle fortificazioni, mentre il fianco destro francese arretra per poi impattare contro i reparti austriaci. Il centro, in una posizione a riccio per difendersi dalla cavalleria, arretra per tornare su una linea più difendibile. Le munizioni iniziano a scarseggiare, i soldati iniziano a essere stanchi.